Sicuramente il commento della settimana è relativo ai Knights, alla situazione dei biancorossi in classifica, al momento un po' lontani da quella posizione che potrebbe veramente regalare l'obiettivo principale della società italiana e dei suoi soci, e possono farcela, ragazzi. Sì, affronteranno sabato pomeriggio l'Angheroero, ultima della classe, partita. Dovrebbe essere comunque in discesa e semplice, anche se comunque nello sport la parola semplice non esiste mai, ma esiste comunque la parola sacrificio, la parola, anzi il verbo lottare, quello che i Nazi hanno comunque sempre fatto, anche se in qualche trasferta probabilmente è mancata un po' di cattiveria, un po' di voglia, un po' di attenzione in più. Infatti i legnanesi sono veramente un gruppo un po' atipico. In casa vincono sempre, o quasi, facendo anche delle bellissime prestazioni. In trasferta quest'anno purtroppo non è stata la Stessa stessa. cosa. Campus Varese, la partita era completamente in discesa fin da subito, anche se nel primo quarto i ragazzi di Antonio hanno un po', non dico sofferto, ma sono un po' partiti piano. Poi nel terzo quarto e anche nell'ultimo periodo tutta la gestione, l'intelligenza anche comunque di alcuni giocatori, leader Marino e Casini, anche Sacchettini e anche relativa parte Antonietti, è uscita fuori comunque molto bene. Adesso per fare qualche nome, ma comunque tutti i ragazzi hanno giocato bene, anche i giovani sono entrati nel finale giocando gli ultimi 5-6 minuti, e sono punti che fanno bene al gruppo, fanno bene alla squadra, servono anche alla classifica. Ora, ripeto, sabato servirà una partita importante, bisogna vincere, questo è poco ma sicuro. Quale sarà però il nemico dei Legnano Knights? Il vero antagonista di questa favola che potrebbe comunque concludersi molto bene per i biancorossi, sapete chi sarà? Certamente è il Legnano stesso. A parer mio, il Legnano deve sfidare il Legnano. Se i ragazzi di Eli Antonio continueranno a proseguire con intelligenza, con concentrazione, con determinazione, per me sono una squadra quasi imbattibile. Quindi il Legnano ha perso punti quest'anno affrontando sicuramente squadre e trasferte insidiose, vero, ma secondo me non per mancanza di forza o di qualità intrinseca, anzi, di qualità e di talento ce n'è tanto in questo gruppo, anche di esperienza, Casini e Marino su tutti. Serve sicuramente forse più concentrazione e più attenzione, In ripeto, quello che potrà veramente essere un grandissimo tour de force finale per questi Legnano Knights in cerca di un obiettivo molto, molto, molto importante. Alla prossima!